Arrivare a stabilire un record è una strada lunga, che si percorre ogni giorno per parecchi mesi. È costanza, resistenza, testardaggine e forte, fortissima forza di volontà. Non è il frutto di un'impresa solitaria ed estemporanea. Nasce da un lungo lavoro preparatorio, da quando è scoppiata la scintilla a quando si è atterrati dopo l'ultimo volo. Nasce anche e soprattutto dall'impegno di molte persone, che in vario modo hanno dato supporto tecnico, ma anche molte volte un incredibile sostegno umano. Il record è infine anche un'incredibile sfida, una sfida che facciamo a noi stessi, alla macchina e alla natura in un certo senso. Il filo conduttore di questa storia, lunga più di 10 mesi, è proprio la consapevolezza che non basta avere un sogno, non basta voler sfidare se stessi la vita. Le sfide chiedono di essere riconosciute, accettate, fatte proprie. Poi è necessario farle crescere, alimentarle con l'entusiasmo e fondamentalmente crederci. Il successo finale è solo la punta di un iceberg, ciò che è visibile. Sotto invece ci sono la dedizione, il sacrificio, la fatica, la frustrazione, la disciplina, l'impegno duro e continuativo, la resistenza e la resilienza, e sotto una grande passione che compensi tutto ciò. Questo filmato vuole raccontare tutto questo, collassando in poco meno di 4 minuti la fatica del record, delle numerose prove di volo, l'analisi dei dati per ottimizzare le caratteristiche del mezzo, l'accettazione dei fallimenti e la forza della resilienza per ripartire ogni volta alla ricerca della perfezione, perché nulla doveva essere lasciato al caso. Infine, vuole raccontare nuovamente i tanti volti di coloro che hanno contribuito a questo incredibile risultato. Il tutto mostrando per la prima volta alcuni minuti inediti dei tanti filmati delle varie GoPro che erano posizionate all'esterno del lato giro e che di volo in volo hanno testimoniato gli sforzi che sono stati fatti.